Ci troviamo in via Canada, Santa Croce di Magliano, un momento significativo per la comunità. È stato inaugurato, scoperto, benedetto il monumento dedicato alle vittime del Covid. Questa comunità nel periodo della piena emergenza ha pianto 23 persone. Oggi un momento di raccoglimento, preghiera con tutti i familiari che hanno partecipato insieme agli amministratori, alla comunità, per tenere viva la memoria. Ora, ogni volta che si passerà qui in via Canada, dove c'è anche la statua di San Pio, si potrà portare una preghiera dedicata alle vittime della pandemia. Ripercorriamo tutti i momenti. Holding my head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Broke my heart in the dark. I was just trying to feel something, falling asleep to the sound of it. Always used to let you clean up the messes. Down on my knees, thought I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes you're stronger alone. Bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero. Look inside the mirror, I found one. Alberto Florio, sindaco di Santa Croce di Magliano, un momento toccante per ricordare le 23 vittime del Covid a Santa Croce di Magliano, un ricordo che abbraccia l'intera comunità. Sì, è un ricordo davvero terribile di giorni che non potremo mai dimenticare, quindi siamo vicini alle famiglie, agli amici delle persone che sono decedute a causa di questo maledetto virus. Santa Croce ha pagato un prezzo molto elevato a causa della pandemia, quindi i familiari hanno pensato di inaugurare questo monumento con scritti i nomi dei loro cari, dei loro congiunti che non ci sono più, e quindi noi siamo con loro, ci siamo uniti con affetto e davvero con emozione in questo momento a tutti loro. E li ringraziamo per averci dato questa possibilità di riflessione e di ricordo. Liliana Torzillo, tu sei, possiamo dire, la rappresentante dei tanti familiari, 23 sono state le vittime del Covid a Santa Croce di Magliano. Con immenso affetto avete voluto questo monumento, questa dedica, per tenere impresso un ricordo che non morirà mai. Sì, in effetti per noi oggi è stata una rivincita per il funerale che non hanno mai avuto i nostri familiari, e la messa, una degna messa, quindi abbiamo voluto ricordare questo momento con questo monumento per fare a tutti i nostri familiari un degno funerale. Un sentimento che parte dal cuore? Il sentimento di rabbia a volte, e sicuramente adesso saranno i nostri angeli a starci vicino. Ecco, un luogo particolare di Santa Croce di Magliano, qui al Belvedere c'è la statua di Padre Pio qui vicino, quindi rappresenterà un punto di riferimento. Sicuramente, perché la gente, oltre ad andare vicino al San Pio di Pietralcina, verrà anche dai nostri cari a rivolgere una preghiera e ricordarli così com'erano. Pick it up, dust it off, and I fall down 11, I get up 12, don't need nobody else, yeah, I can save myself, oh, 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 I could crumble into pieces, but I got a million reasons why I won't. 'Cause this heavy is a season, and the sun is always right behind us. Don Costantino di Pietrantonio, parroco di Santa Croce di Magliano, un momento davvero significativo per la comunità,
che nel periodo dell'emergenza Covid ha pianto 23 persone. Ci diceva ora una dei familiari, oggi è come una rivincita per i funerali che purtroppo non hanno ricevuto una degna messa e poi questo monumento. Certamente, come dicevo anche nell'omelia in chiesa, questo momento è celebrativo e dire il grazie anzitutto e soprattutto chiedere forza e grazie al Signore, perché il dolore rimane, ma soprattutto non ci dobbiamo far sopraffare da esso, e quindi la speranza insieme alla fede e la carità, queste virtù teologali che diventano un po' compagne di viaggio per poter riprendere e continuare quello che i cari che sono in cielo hanno seminato, hanno trasmesso ai propri familiari, perché possa diventare anche un segno di speranza e soprattutto una lotta perché possa essere vinto quando purtroppo il coronavirus invece ha seminato morte e dolore. E il ricordare, un po' rivivere quella giornata, ecco, alcune battute di alcuni familiari dicevano proprio questo poc'anzi, sono passati 2 anni ma non passa il dolore, e sembra ieri, sembra oggi quello che hanno vissuto, e forse oggi in un modo o nell'altro, anche se col conforto di tutti e la speranza, un sollievo minimo, però il dolore dell'assenza è forte, è insostituibile che non si può, ecco, colmare. Ecco, noi veniamo dalla chiesa di Sant'Antonio di Padova, dove hai celebrato la messa, hai ricordato anche tutti i nomi delle vittime con il suono delle campane a morto, proprio a ricordare questo momento. Ora siamo qui in un luogo molto particolare, c'è il presepe, c'è la statua di Padre Pio e quindi questo nuovo monumento. Hai detto anche la preghiera unisce la terra in cielo e anche alle le famiglie, quindi è un invito anche a pregare per tenere viva la memoria. Certo, è quello che noi cristiani siamo chiamati a fare, perché la preghiera ci unisce a Dio, che ci dà la forza, e ci unisce tra di noi. Non a caso il Padre Nostro questo vuole sottolineare, che diventa oggi più che mai è stata una preghiera di famiglia, di tante famiglie, ma siamo stati un'unica famiglia, che poi è quello che il Concilio Vaticano II ci ricorda, ed è anche il cammino sinodale che ci invita a fare e a percorrere.